Buongiorno a tutti, siamo dalla saletta stampa del Comunale, oggi con Andrea Radaelli che è insieme a Gavellotti Alessio, il portiere della Sanremese. Allora Andrea, sappiamo che sei rientrato dopo un mese di stop nella scorsa partita, sei ritornato bene insomma nel derby, avete riportato una bella vittoria, come ti senti insomma dopo il recupero dall'infortunio? Allora, posso dirti che sia fisicamente che mentalmente finalmente sto bene dopo, diciamo, questo mese di stop che mi ha tenuto comunque lontano dal campo. Come hai detto tu, diciamo, non potevo rientrare in un ambiente migliore di quello che si è andato a creare domenica, nel senso che qua penso sia probabilmente la partita più sentita a livello di pubblico e di rivalità. E meglio di così penso non potesse andare, diciamo. La vittoria contro gli acerrimi rivali è stata la ciliegina sulla torta. Ecco, allora domenica si va a Lavagna, trasferta, ci puoi dare qualche indiscrezione se lo sai, insomma, da come ti sei preparato questa settimana, se sarai tu a partire tra i pali oppure il tuo socio, ecco, Gavellotti. Ma guarda, noi sia io che Gavellotti lavoriamo in settimana al 100% per cercare di mettere più in difficoltà possibile sia il preparatore dei portieri che Calabria nelle scelte della domenica. Chiaramente io faccio di tutto per garantirmi il posto alla domenica e penso lui farà lo stesso, però diciamo è una competizione sana che non può far altro che alzare l'asticella dell'intensità e del ritmo all'interno dell'allenamento. Chiaramente io spero da qui a fine anno di giocarle tutte, ma penso che per lui sia lo stesso. Ecco Andrea, ma come ti trovi a Sanremo e se posso chiedertelo quanto pensi di rimanere qui? Allora, sicuramente ritengo Sanremo una bellissima cittadina, in quanto io già la conoscevo, essendoci venuto spesse volte in vacanza. E riguardo la permanenza, guarda, non mi pongo obiettivi da qui a lungo termine, pensiamo solamente quest'anno a vincere questo campionato, diciamo che è l'obiettivo che ci siamo prefissati, e poi penseremo all'anno futuro. Va bene, grazie Andrea. Grazie a te.